E come sempre, anche quest'anno B&R ad SPS. Andremo adesso ad incontrare la Marketing and Communication Manager Benedetta Torres. Ma prima vi ricordo di rimanere aggiornati sulle ultime novità del settore seguendoci su tutti i nostri canali social. Abbiamo incontrato B&R e Benedetta proprio poche settimane fa. In quell'occasione ci sono state date in anteprima alcune novità che sarebbero state presentate a questa edizione di SPS. Una tra le tante, l'allestimento dello stand. Benedetta, puoi dirci adesso finalmente qualcosa di più? Sì, assolutamente. Finalmente è iniziata questa 12ª edizione di SPS Italia e, come puoi notare, il nostro stand è davvero sostenibile. Questo significa che abbiamo risparmiato tantissima CO2 grazie al non utilizzo del truciolato o dei classici materiali che poi vengono di solito buttati a fine fiera. Tutto è costruito su frame di alluminio che vengono quindi poi riutilizzati tantissime volte anche in altre manifestazioni, eventi o fiere, e dei teli che vengono stampati. I teli provengono dalla Sequal Initiative, che è proprio un'iniziativa di recupero di materiali di scarto dagli oceani, e tutte le stampe sono con colori ad acqua, quindi senza nessuna sostanza nociva, senza solventi. Abbiamo fatto questa cosa proprio pensando di cercare di essere sostenibili davvero, ovviamente con diciamo non poco impegno ed energia, perché in realtà abbiamo uno stand senza pareti. Certamente, si sa che il concetto e il tema della sostenibilità effettivamente non è neanche così semplice da gestire in termini pratici, però in questo caso voi lo avete abbracciato in maniera completa. Andiamo avanti con le novità che ci avete dato appunto in anteprima in quell'occasione. Che cos'altro i visitatori possono vedere al vostro stand? Ma sicuramente abbiamo un po' tutti i nostri prodotti e le nostre innovazioni 2024. Uno dei fil rouge è l'intelligenza artificiale, che ovviamente è presente un po' dappertutto, ma soprattutto nel nostro software hub, in cui presentiamo le novità a livello di funzionalità di visione, ad esempio il deep learning applicato nell'OCR, nel riconoscimento di scritture come lotti, scadenze. Poi abbiamo anche l'anomaly detection, che permette invece di migliorare tantissimo il processo di riconoscimento della qualità dei prodotti grazie sempre proprio all'AI. L'AI è un po' spalmata dappertutto, quindi anche ovviamente come nel mondo della meccatronica con l'Acopos Track Monitor, che permette di fare condition monitoring sul nostro Acopos Track, proprio per andare a monitorare la vita delle guide, dei cuscinetti, dei magneti e quindi un po' di tutto il sistema Acopos Track. Presentiamo la curva più compatta al mondo, larga solo 330 mm. L'idea è proprio quella di andare ad utilizzare poi la meccatronica anche dove magari non sembrava ci fosse troppo spazio, sempre per ritornare al discorso del footprint, quindi cercando di risparmiare spazio anche a livello di produzione. Quindi sostenibilità anche in termini di spazio, che comunque per le aziende è una problematica veramente molto importante. Eh sì, assolutamente. Poi abbiamo applicato il topic del digital twin anche dal punto di vista comunicativo. Quindi per presentare parte delle nostre innovations 2024 abbiamo deciso di utilizzare uno sliding monitor che attiva delle teche virtuali e sblocca dei contenuti interattivi sui nostri prodotti o le nostre funzionalità che volevamo spingere in questo 2024. In effetti decisamente molto interessante, perché mi sono soffermata anch'io ed è una soluzione molto chiara per chi vuole avere maggiori informazioni rispetto alle soluzioni che vengono esposte in fiera. Sì, esatto, quindi veniteci a trovare, tanto siamo qui. Vogliamo dire esattamente dove siete, ricordarlo? Padiglione 7, stand B8. Siamo solo alla prima giornata di SPS, B&R vi aspetta in fiera. Grazie Benedetta. Grazie Sonia.